Reggiocanestro.it. Tutta la Calabria del basket in un click. Coach Francesco Binetti, quarta sconfitta consecutiva per la Miocard Basket Ceglie. La sua squadra ha dimostrato anche qua a Catanzaro dei progressi, quegli stessi progressi che si sono verificati nelle ultime partite, anche se continua ad essere un periodo negativo per voi. A Catanzaro l'avete lottato fino all'ultima azione, fino a 6 secondi dalla fine, poi però anche qua altra ennesima, quarta sconfitta. Veramente da quando sono arrivato io a Ceglie noi siamo a zero media inglese, quindi abbiamo vinto 8 partite, problemi di quarta sconfitta consecutiva non ce ne sono, altrimenti la squadra probabilmente non si esprimeva a questo livello, insomma. Mi sembra che la partita sia stata decisa da un fallo fischiato alla difesa che tutti avete visto che era un fallo nettissimo in attacco, quindi insomma. Io sono contentissimo della prestazione perché mi aspettavo una forza, una reazione da parte della squadra dopo quella sconfitta in casa con Francavilla, veramente sfortunata, dove un punto sopra a 31 secondi della fine abbiamo commesso fallo. I ragazzi sono venuti qua per giocarci un 50% di possibilità di playoff, perché vincendo qui magari avremmo messo 2-0 nei confronti di Catanzaro e probabilmente avremmo fatto veramente un passo in avanti. Però abbiamo dovuto la differenza canestri, nel senso che nel caso in cui dovessimo arrivare a pari punti, io auguro per me chiaramente questo discorso, noi abbiamo vinto di 3, abbiamo perso di 2, quindi almeno insomma su questo sono contento. Altro sinceramente non potevamo fare, nel senso che comunque anche noi veniamo da, cioè le nostre sconfitte precedenti sono state maturati anche da problemi di infortuni, perché comunque abbiamo sempre Faggiano con un legamento rotto alla spalla che non potrebbe andare nemmeno nei 10. Il ragazzo vuole fortemente essere in campo per provare a raggiungere questo obiettivo importante. Abbiamo Marinelli, insomma, che è un gladiatore che è stato fino alla settimana scorsa con lo stiramento collaterale del ginocchio destro. Motta questa settimana non si è allenato per niente perché ha avuto un martedì uno stiramento al polpaccio, quindi una serie di situazioni per cui io sinceramente sono contento. Alla fine vedo il bicchiere sempre mezzo pieno, cioè nel senso che io sono contentissimo della prestazione dei ragazzi. Insomma, ecco, come diceva lei, probabilmente è un periodo sfortunato, speriamo che cambi qualcosa a breve, insomma, ecco. Cosa le è piaciuto di più questa sera nei suoi ragazzi e cosa le è piaciuto di più in questa partita? La partita ce l'aspettavamo che fosse questa, anche perché sulla carta probabilmente l'organico di Catanzaro, per come è partita all'inizio dell'anno, era una squadra che doveva fare un campionato di vertice, penso, per gli elementi a disposizione. Poi chiaramente il coach ha avuto dei problemi di infortuni, strada facendo, una serie di situazioni per cui si è complicata un po' la strada in questo modo. Sapevamo che la partita poteva andare su questi binari, eravamo pronti a lottare perché noi le partite che abbiamo perso le abbiamo perse tutte negli ultimi 30 secondi, negli ultimi 50 secondi, quindi sapevo di poter contare su questi ragazzi e so di poter contare su questi ragazzi da qui alla fine del campionato e magari a cercare di portarci alla pari alla fine con Catanzaro. Domenica giochiamo, adesso abbiamo 3 partite interne e 3 partite esterne. Quindi dobbiamo recuperare 2 punti su Catanzaro, insomma, quindi siamo consapevoli di questo e continueremo a lavorare in questo senso. Data la gara di questa sera, secondo lei cosa c'è da sistemare o meglio registrare nella sua squadra? Questa è una squadra che io ho ereditato dopo 6 partite, una squadra che chiaramente è priva di qualche ruolo in particolare, ad esempio il ruolo della guardia. Ho il ruolo anche di un riferimento in attacco, di un pivot, quindi una squadra che io ho ereditato. A noi quando attacchiamo ci serve un punto di riferimento al quale appoggiare la palla, come lei ha visto noi dobbiamo cercare di penetrare, muoverci senza la palla, fare un tram tram in attacco dove tutti si devono tagliare, devono giocare fuori ruolo, quindi non è che noi appoggiamo la palla a un pivot basso o un post alto dove attaccare, perché abbiamo 2 numeri 4 che sono Marinelli e Brunetti, non abbiamo un numero 5 di ruolo. Come guardie abbiamo delle ali piccole che sono Chirico, che sono Motta, non mi sembra che siano guardie. Abbiamo Consoli che è l'unica guardia, però è un ragazzo che chiaramente difende in attacco, non ci dà tantissimo, insomma. Ecco, quindi siamo un gruppo che sta lottando, siamo un gruppo veramente coeso e
ripeto, sono contento e sono convintissimo che noi ce la facciamo ad entrare negli 8 posti. E sulle 25 palle perse cosa ha da rimproverare sui ragazzi? Quante le abbiamo recuperate? Io non l'ho visto nemmeno lo scout. 20? Quindi un meno 5? No, assolutamente niente, anche perché mi sembra, io non parlo mai degli arbitri, hanno, per così dire, fatto giocare un po' pesantemente, quindi era possibile anche, insomma, loro sono più grossi di noi, quindi era possibile anche perdere qualche pallone in più, insomma. Però almeno, giusto per onor di cronaca, se ci avessero fischiato col fallo di Candela, credo, in attacco in ultimo, si è visto nettamente, forse avremmo fatto i supplementari, insomma, sarebbe stato un epilogo diverso, più divertente ancora. Però i ragazzi si stanno sacrificando veramente fuori ruolo, stanno lottando, si stanno impegnando, quindi da registrare c'è ancora chiaramente questa settimana da caricare la squadra in vista di domenica prossima in casa con Corato, dove chiaramente dobbiamo vincere, insomma, dobbiamo vincere per forza, perché altrimenti un po' poi si mette, anche se mi sembra che Catanzaro non abbia una partita facilissima, insomma, domenica, però dobbiamo fare i conti con noi, insomma. Ecco, noi siamo consapevoli che ce la possiamo fare. Da qui io alla fine, ripeto, quando ho visto il meno 2, se proprio dovevamo perdere di 2, ero contento lo stesso, insomma. Reggiocanestro.it. Tutta la Calabria del basket in un click.